Eravate già lì pronti, eravate già lì pronti. Bairami si è girato, Bairami si è girato, anzi Bairami l'ha girata. Chi l'ha girata? Chi si è girato? Si è girato ballo, si è girato ballo, si è girato ballo, si è girato ballo, si è girato ballo e poi si è girato Rafa. Ed è giusto così, aspetta, però prima una premessa. Roma, 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 Roma. Ok, separato finito. Partita al netto. Chi vince ha ragione, 3-1 è il risultato buonissimo. Ma non potete farci stare 80 minuti con la tachicardia, perché non la reggo. Io non la reggo. Per 80 minuti abbiamo rischiato di subire gol come abbiamo rischiato di farlo. Le occasioni forse sono state più nostre. Il portiere ha parato di tutto e poi si è preso quello che si merita. 3 pappine in 10 minuti si è preso quello che si merita. Allora, partiamo dal fatto che, ragazzi, ogni volta che perde l'Inter, che poi giochiamo noi, io vedo farsi nella croce, devo andare al Lourdes. Cioè, allora, o comincio a sperare che l'Inter giochi dopo, oppure devo cominciare a sperare che vinca, perché se no non... Ragazzi, ogni volta che l'Inter perde e poi giochiamo noi come l'altra domenica, parli figlio e Spirito Santo. Comunque, se giochi con l'Empoli, vai ad Empoli dopo la sosta, 1, non ti si deve rompere nessuno, 2, deve avere già 3 punti lì. Deve averli già lì 3 punti. Punto. La partenza è la solita, perché come sempre partiamo bene, come siamo partiti con Napoli, e 1000 occasioni sprecate. Vicario che sulle Aopot sicura fa un intervento praticamente della carriera. E dopo ovviamente cominciamo a dargli spazio, cominciamo a fargli creare occasioni. Arriviamo tanto così da un calcio di rigore per loro per mano di Ballo Touré, che in realtà la mano era nella figura del corpo, quindi suca a tutti quelli che ci hanno sperato. Inizia il secondo tempo male, un disastro, e poi giustizia è stata fatta, siamo passati in vantaggio, hanno pareggiato con una punizione che io lì mi ci incazzo, perché oltre al fallo stupido, perché erano in 3 a marcare il giocatore che ha preso il fallo in 3, quello che ha fondato il colpo è stato Bennacer, è stato ammonito, abbiamo preso il gol su punizione, l'ho detto, quando ho visto il fallo ho detto qua prendiamo gol, detto fatto ragazzi, domani c'è la reaction, vedrete tutto lì, vedrete tutto lì. Lì, vabbè, 1-1, quelli perdono, ne si pareggia, almeno non ci possono dire niente. Passano 30 secondi, arriva il gol della sentenza e poi arriva il 3-1 inevitabile di Rafa, che quando parte il parapiede, se vedemo. La prima nota negativa è assolutamente gli infortuni. Ora, questa fosse l'ultima partita prima della pausa delle nazionali, in realtà i mondiali, mi fa strano a dirlo, arrivi con 6 indisponibili, ti se ne rompono 3, c'è 2 mesi di mondiali, ti dico va bene, hanno tempo per recuperare, ma noi veniamo dalla pausa delle nazionali, dove giocatori che non sono andati in nazionale si sono rotti, è questo il problema. Io mi chiedo se Pioli viene pagato per... non lo so. Secondo me ha degli accordi rossi con i suoi preparatori, perché la cosa che mi lascia più amaro di questa partita è aver perso 3 giocatori. Aver perso Calabria, Kier, Saelemaekers tante tanto. Però Saelemaekers mi ha ricordato che ha rotto anche Messias. Dato che sono 2 giocatori uguali, 2 bidoni atomici, tutte e 2. Ok, manca uno, ma se manca anche l'altro sono cazzi. Perché se le Mekels e Calabria si sono fatti veramente male, forse Kier si salva. Io vi ricordo che tra una settimana, oltre al Chelsea in Champions League, che non ci voglio pensare al momento, c'è la Juventus. Cioè, tu rischi di andare con Tatarusano. Ballo Touré. Calulu Terzino. Serginho Desterzino, scusate. Serginho Desterzino. A destra, boh, ci giocherà Cruni, ci giocherà De Gea, non lo so. E poi davanti, se non si rompe Giroud, che anche quello è prevedibile, ci sarà lui. Ma io lo voglio vedere Vlahovic contro Tatarusano.
Io lo voglio vedere, no, biscotto da Caruzano. Lo voglio proprio vedere. Parlando di cose positive, la vittoria è meritata, sì. È inutile stare a dire, però l'Empoli ha creato, ha fatto una gran partita. Forse il 2-1 era più giusto del 3-1, ma la vittoria del Milan è stata meritata. Perché il Milan ha fatto più possesso palla, ha tirato di più, si è meritato il gol l'Empoli, ma si è anche meritato di perdere. E adesso sicuramente mi fucilerete, ma il Milan si è meritato la vittoria. Non c'è cazzi che tengano. E come ultima cosa, mi dispiace per quelli che ci hanno creduto, mi dispiace per quelli che erano già lì. Si è girato Bairami. Bairami l'ha girata, ma poi si è girato ballo e me l'ha messa nel culo. Sapete, succede, non sempre è domenica. Infatti Inter Bologna era mercoledì. Un bacione, ci vediamo domani con la live reaction. E ve lo dico già, domani ci vediamo anche col primo episodio della carriera allenatore su FIFA 23. E c'è una sorpresa. Sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia. Siamo noi. Ci vediamo con la reaction e poi per questa bellissima Chelsea-Milan, dove andremo a giocare. E richiameremo Cerci, richiameremo Bangioni, richiameremo Gustavo Gomez, richiameremo Onda, richiameremo quella gente lì, perché non c'è rimasto più nessuno. Bacioni, sempre Forza Milan.